Il San Nicolò incassa la prima sconfitta in campionato. Al Bonolis passa di misura il Campobasso al termine di una partita bella, piena di episodi e nella quale la squadra biancazzurra, oggi in tenuta verde, avrebbe meritato qualcosa in più, quantomeno di uscire indenne dal confronto. Il tecnico sannicolese Epifani propone il suo 4-2-3-1 con Bisegna, Iaboni e Chiacchiarelli che agiscono a sostegno della punta Tarquini. 4-3-3 per il tecnico Molisano Farina, con Minadeo e Marinucci Palermo a comporre la spina dorsale rosso-blu, Tridente, Miani, Todino, Lazzarini. Prima parte di gara che vede il San Nicolò più manovriero. Il pallone gira bene, anche se i primi pericoli li crea il Campobasso, affidandosi alle giocate dei singoli, non tanto la conclusione di Cianci sporcata da Micolucci, quanto il colpo di testa di Miani al 12esimo, ispirato dal cross di Dragone, palo pieno a portiere battuto. Al 19esimo Di Gifico esce tempestivamente su Miani. La prima conclusione del San Nicolò al 21esimo, dopo una corta respinta della difesa, palla a Iaboni, il cui rasoterra è di poco fuori. Campobasso ancora pericoloso al 28esimo, traversone di Todino, Lazzarini incorna a colpo sicuro, ma non c'entra il bersaglio. Scampato il pericolo, il San Nicolò domina il finale di tempo, trovando maggiore incisività nelle conclusioni. Petronio da lontano sfiora il palo alla sinistra di Conti, poi il portiere del Campobasso è costretto agli straordinari. 31esimo, bel duetto al limite tra Tarquini e Iaboni. Conti si allunga sul destro dell'ex Trivento. Ancor più ghiotta la palla gol al 39esimo, Dorazio sfonda a destra e centra. Bisegna vince il duello di forza e riesce a tirare. Conti distinto si salva col piede. Nei primi minuti della ripresa la musica sembra non cambiare. Tarquini e Chiacchiarelli tengono il Campobasso sul chi va là. Il tecnico Molisano Farina non indugia e al quinto inserisce Vitelli per Lazzarini. Eppure, dopo una manciata di secondi, è San Nicolò a imprecare la malasorte. Grandestro di Tarquini, Conti scavalcato e traversa piena. Il cambio del Campobasso però paga i dividendi, perché al nono Vitelli mette in mezzo per Viani che schiaccia in rete, ma per Parrella di Bari c'è una spinta irregolare del centravanti su Dorazio. Il San Nicolò però ha un blackout e un minuto dopo ancora Vitelli fa l'assist man. Todino sorprende tutti, salta Di Gifico e porta in vantaggio il Campobasso. Trovato lo 0-1, gli ospiti serrano le fila e per il San Nicolò è più difficile sfondare. Epifani si affida a Cremone e Paris dalla panchina per Iaboni e Bisegna. Dorazio chiama in causa Conti da fuori. Molisani vicini al raddoppio al 25esimo quando Fusaro impatta bene la punizione del neoentrato Fazio. Nel finale accade di tutto. 37esimo Moretti perde l'attimo giusto davanti a Conti. Sul rovesciamento di fronte Miani approfitta dell'errore di Mbogi e viene atterrato da Di Gifico. Calcio di rigore e rosso per l'estremo del San Nicolò. In porta va lo stesso Mbogi che Miani non riesce a superare dagli 11 metri. Palo. Parità di uomini ristabilita al 45esimo per l'espulsione di Fusaro. Nel concitato recupero il San Nicolò maledice ancora la sorte sulla conclusione di Tarquini e recrimina un calcio di rigore per l'atterramento di Paris al 95esimo. Per l'arbitro e simulazione, il Campobasso si porta via la prima vittoria in campionato. Per il San Nicolò, tanto rammarico.